Infobox. Cena spettacolo al Sushi Walk di Teramo per festeggiare il secondo anniversario del ristorante con un ospite d'eccezione, certamente inusuale. La serata, infatti, ha visto la partecipazione di Vittorio il Fenomeno con il suo organetto e la sua musica popolare invece della tradizionale musica caratteristica cinese. Buonasera a tutti e facciamo un applauso ancora più forte a Valterino il cinesino. Dai, lo vogliamo qui con noi, Valterino, vieni qua, Valterino. So che qui è sempre pieno, questo è grazie a te. E grazie a noi che siamo dei buoni mangiatori anche. Certo, allora facciamo dire qualcosa a Valterino. Allora, per questo successo io grazie a tutti i teramani, è piaciuto questo locale, sia mangiare e questo locale, giusto? Oh, grande Walter! Guarda quanta gente, Walter, solo per te! E grazie a tutti per partecipare a questo anniversario e grazie, grazie, Walter, grazie a tutti, veramente. Ok, niente altro da dire, devo dire solo grazie, ok? E le scelte inusuali non finiscono qui, la proprietà infatti ha deciso di invitare all'allegra cena spettacolo anche l'amministrazione comunale teramana. Innanzitutto, tanti auguri! Grazie! Poi questa serata come la stai vivendo e questa grande anche partecipazione? Allora, questa sera è un secondo anniversario di questa attività. Grazie a tutti i teramani a partecipare di questo anniversario. Sono contentissimi, anche grazie a tutti le autorità che hanno partecipato e anche i miei clientele, no? Vorrei conoscere la cultura orientale tutti a teramani, come che senta con Maurizio Brucchi. Maurizio è capo della Teramo, allora iniziamo da lui, magari così gente più facile a accettare questa idea, giusto? Un resoconto di questi 2 anni, com'è andata la tua attività? Allora, da quando apertura fino ad oggi 2 anni sono andati benissimo, io grazie a tutti i teramani sono molto contento, sono venuto a mangiare da me in questo locale orientale, benissimo, è andato benissimo. Al Brindisi per la festa del secondo anniversario del Sushi Walk erano infatti presenti il vice sindaco Mirella Marchese, l'assessore al bilancio Eva Guardiani e il consigliere comunale Guido Campana. Il Sushi Walk di Pianodaccio qui a Teramo compie 2 anni e per l'occasione i proprietari hanno invitato l'amministrazione comunale. Questo è un segnale secondo lei di apertura da parte loro? Certo, invitare l'amministrazione ad essere presente a una festa di anniversario comunque vuol dire che i ristoratori ci tengono affinché la cittadinanza tutta venga a conoscenza anche delle attività che si svolgono in un locale simile. Poi per l'occasione hanno anche invitato Vittorio il Fenomeno, quindi ancora di più un'apertura questa. Ancora di più un'apertura perché comunque Vittorio è conosciutissimo sul territorio, è una persona, è un, diciamo, un personaggio molto attrattivo e invitare anche un personaggio teramano vuol dire che loro vogliono veramente integrarsi nella nostra società. Perché fanno lavorare anche ragazzi italiani, io mi sono incontrato teramani soprattutto e questo non può far che bene alla nostra economia perché i giovani che trovano lavoro anche se per breve tempo comunque hanno l'opportunità di affacciarsi al mondo del lavoro e cominciare a guadagnare qualcosa e di questo insomma dobbiamo anche dare merito a questa cosa perché non è scontato che delle persone che non sono italiane siano così aperte anche ai nostri cittadini, al nostro territorio. Comunque sia, di queste realtà si deve tener conto anche perché una realtà come queste che sono attrattive e che riescono veramente a far sposare la cucina locale con quella orientale producono anche in qualche maniera un'economia sul territorio, visto che comunque usufruiamo anche del fatto che loro pagano le tasse localmente e quindi l'economia la fanno girare anche a livello teramano.
È la prima volta per lei qui stasera? No, non è la prima volta, diciamo che sono una cliente più o meno abituale perché vengo qui spesso e con le mie nipotine e con la mia famiglia tutta e anche con i miei amici. Conosco questo locale, l'ho apprezzato, ho avuto modo di apprezzarlo perché in questo locale oltre a, diciamo, alle loro specialità è possibile mangiare anche altre pietanze locali, ragion per cui c'è una vasta scelta, non è che vieni in un locale sime e sei costretto a mangiare il sushi se non vuoi, ma puoi veramente contare su una scelta molto variegata. È un invito che ha fatto molto piacere, anche perché inaspettato. Siamo contenti perché insomma, quando arrivano anche delle notizie buone, quelle che insomma, un'attività va bene, un'attività che io conosco bene perché abito qui a due passi, le mie figlie vengono spesso insomma, a mangiare qui e sono contente, insomma, sono soddisfatte. Per me invece è la prima volta, io non ho avuto mai l'occasione di venire, è l'occasione per conoscere il locale. Anche perché sento parlare nell'ufficio di questa attività, visto che è un ottimo contribuente, insomma, paga regolarmente anche tutti i tributi, questo naturalmente è una deformazione d'ufficio, però insomma, facciamo tanti auguri a Sushi Walk e speriamo che si possa festeggiare anche non solo l'anno prossimo ma negli anni futuri. Assaggerà anche il sushi? Visto che è la prima volta? La prima volta che vengo qui a mangiarlo e sicuramente sarà ottimo. Il fatto che abbiano invitato l'amministrazione comunale, il sindaco, il vice sindaco. Credo che sia un bellissimo gesto, anche perché si parla sempre di diversità, di popoli, anche di culture. Invece così fa capire che siamo poi alla fine tutti esseri umani, quindi è bellissima questa situazione e spero che tutti possano capire che l'essere umano è un po' anche il fatto che è diverso di pelle, ma diverso di colore, credo che sia importante poi l'unico obiettivo, quello di poter portare avanti un bene comune. Da ex assessore agli eventi, il fatto che loro abbiano invitato Vittorio il Fenomeno, come lo vedi? Molto positivo perché facciamo conoscere il folk teramano e quindi anche qui in questa situazione musicalmente credo che sia una bella unione positiva e quindi anche complimenti appunto per l'idea che hanno avuto per questa bellissima serata. Un ringraziamento al grande Valterino Sushi Walk dalla Cina che ha fatto questa bella cosa e ha invitato un artista di Teramo, un artista abruzzese e questa sera faremo l'Abruzzo del mio cuore, ormai è una canzone bellissima. E voi qua? Come mai voi state? Noi siamo qua per sposare questa apertura, diciamo, anche perché loro hanno invitato l'amministrazione comunale, hanno invitato te che è del loro genere musicale completamente diverso. Sì. Loro fanno più e noi facciamo Rossina d'Amelo e questa sera rimanete sintonizzati. Si fa Rossina d'Amelo in cinese. Come fa? Facciamo una presentazione. Poi altro, non vorrei. Mo però ti dica cantare una canzone. Che è una canzone te la mando, no? Una canzone che ho fatto io, ha fatto un successo a livello nazionale. Ecco qua. Il titolo è Rosina dammela, 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 dammela. E tu devi fare solo e no, non te la do, non te la do, e no, non te la do, proviamo, e no, non te la do, dillo in cinese, fammi da un po' se è più o meno, e no, non te la do, in cinese, non te la do, e no, non te la do, in cinese, che fai? Perfetto, poi. Rosina dammela in cinese. In cinese. In cinese. Che senso? Pensa che qua non c'è la Cina, quello. Siete bravo, papà. Ti dimenticavo, dammela, come si dice? Dammela. Che vuoi? Allora non ci pensiamo a te. Tutti sulle mani per Valterino e la moglie. Attacca, basti. Vai maestro! Sulle mani!
prima di presentare il sushi, magari qualche pezzo in particolare, mangi tu la cucina invece italiana? Come no, io mangio tutto, piatti abruzzesi, piatti italiani, piatti delle coste italiane e nazionali, io mangio tutto. Una specialità teramana? Mozzarella. Ah. Allora, questo è il sushi. Come? Sushi. Come sono fatti? Allora, questo sono fatti con rotolo di riso, ripieno di salmone, un po' di verdurine, si può fare con frutta, con pesce crudo, verdure, diverse, vegetaliano pure possiamo fare, sushi vegetaliano si chiama, giusto? Sono diversi sushi, guarda, potete vedere qua. Questi qua per esempio come sono fatti? Questo qua in praticamente con la alga giapponese, quello là fuori con il rotolo di riso con alga giapponese, salmone crudo. Certamente questo è abbattuto dall'abbattitore, questo. Sì. E poi queste che sembrano delle tartine, però in realtà sono queste, con la base di riso. Sì, questo si chiama nigiri e sushi nigiri, sushi a nigiri. Sushi a nigiri, sì. E poi per chi invece vuole rimanere sul classico, ci sono le cose da cuocere. Sì, sì, queste qua sono piatti crudi da cuocere al momento. Per esempio uno viene e sceglie quel che piace, no? E poi già alla piastra, poi si porta la piastra, lo cuciniamo al momento. Appena cotto ci portiamo noi a tavolo. Con il numerino si trova sulla tavola, attaccando piatto. Cosa sono questi? Questi qua sono bianchi, sono nuvolette di gamberi, noi chiamiamo nuvolette di gamberi. Di cosa hai fatto? Fatto il gusto di gamberi, comunque, di gamberetti. Di gamberi. Questi qua sono gli involtini, sicuramente è molto conosciuto un piatto, no? Poi sono polpettini di gamberi. E poi ci sono i vostri prodotti proprio tradizionali, ok? Il mare cinese. Ecco qua. Ravioli, ecco giusto? Qua si trova i ravioli di carne arrosto, poi qui c'è il riso alla cantonese. Sono sempre i piatti più conosciuti qua in Italia, nato dalle zone cinese, no? spaghetti di soia, queste cose qua. E poi qui spaghetti di riso, le andra, maiale al dolce, gamberi con asparagi, qui il pollo alle mandorle, anche un piatto molto famoso, io so, dell'isola dei cinesi. Questo è un salmone intero arrosto. Praticamente invece spiegami come funzionano queste mollette, cosa sono, che servono? Allora, questa mollettina con numero serve per dove abbiamo già spiegato prima per il roba crudi, giusto? Per esempio carne, bistecca di maiale crudi, gamberi crudi, spiedini di gamberi crudi. Serve questo per attaccare il piatto, poggiare lì per conoscere il tavolo. Appena pronti ci portiamo noi il tavolo, no? Giusto? Senza aspettare lì con la fila. Okay. Quindi il cliente sceglie il crudo, sì, poi ci attacca la mollettina. Attacca la mollettina al piatto e appena cotto portiamo noi il tavolo. Semplicemente. L'allegra serata è stata animata da Vittorio e Fenomeno con le sue battute e la sua musica, riuscendo a coinvolgere in modo particolare il vice sindaco. Box.